Il personale della Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni originario di Martina Franca perché è ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda ha avuto inizio lo scorso mese di gennaio quando una donna di origini rumene denunciò al personale del commissariato di Martina Franca un illecito prelievo dalla sua carta postamat. Le indagini dei poliziotti verificarono che la donna aveva riportato delle false dichiarazioni prelevando di persona la somma di denaro direttamente allo sportello postale. La donna fu convocata nell'ufficio del commissariato per essere indagata perché presunta responsabile di simulazione di reato. Dalle sue prime dichiarazioni, i poliziotti avrebbero appreso che in realtà la donna aveva effettuato il prelievo di nascosto al compagno per sfamare i due figli e che successivamente, per paura di sue ritorsioni, era stata costretta a sporgere denuncia dichiarando il falso. Le successive indagini hanno fatto emergere anni di violenze fisiche e psichiche subite dalla donna e mai denunciate. L'epilogo nei giorni scorsi, quando i responsabili del centro antiviolenza di Martina Franca, che avevano avviato contatti telefonici con la donna e che attendevano il suo arrivo nella loro sede, hanno allertato i poliziotti perché da circa un'ora non ricevevano più i suoi messaggi, temendo che quest'ultima fosse in reale pericolo. Il personale del commissariato ha attivato tutte le ricerche necessarie sul territorio, riuscendo a rintracciarla insieme al compagno mentre in auto percorrevano un'arteria principale del comune della Valle d'Itria. Bloccato il veicolo per un controllo, i poliziotti sono riusciti a separarla dal violento compagno per poi portarla negli uffici del locale commissariato, dove, assistita dal personale specializzato della Polizia di Stato, ha finalmente avuto il coraggio di raccontare e denunciare i tanti anni di violenze subite che le hanno provocato anche un aborto spontaneo a seguito di un calcio ricevuto.